No, volevo anche parlare di due cose, che erano uno la scrittura e l'altro un po' la, come posso dire, un po' una cosa che vedo sempre è la, paura di pensare in grande, diciamo, in estrema sintesi. Parto da questa. Vedo sempre negli autori, nei produttori, nei registi italiani un po' questa cosa di dire devo fare i conti con la situazione in cui sono, cioè col fatto che lavoro in Italia e che sono in Italia con tutti i limiti, qualcuno l'abbiamo così sfiorato oggi. Però prima parlavamo del web, delle web series, e diciamo siamo in una fase in cui da un lato guardiamo il mercato globale, pensiamo a ragionare in termini di appunto YouTube, quindi di miliardi di potenziali utenti rispetto alle idee che abbiamo, poi però ci viene sempre da dire, sì, però allora sta roba qui la devo fare un po', mi devo un po' arrangiare, no? Ecco, secondo me bisogna fare questo salto qualitativo, cioè bisogna proprio ragionare in termini globali, cioè noi abbiamo sempre paura che andare a proporre a una rete estera o a un produttore o distributore importante un progetto sia una cosa che non sta né in cielo né in terra. E invece è sbagliatissimo perché vi posso assicurare che c'è una grande attenzione, per esempio, a quello che è la nostra capacità di elaborare la nostra cultura, la nostra storia. E c'è un riconoscimento, credo, a livello globale della nostra capacità che io chiamo creativa, noi spesso chiamiamo un po' l'arte di arrangiarsi, però l'arte di arrangiarsi è l'espressione più alta della creatività, credo. Per cui non, cioè vorrei che venisse superata in termini generali questa proprio barriera che ci siamo in qualche modo imposti, che io vedo soprattutto, come dire, nei giovani vedo come un limite, cioè il limite di non provare a pensare in termini, cioè diciamo da una cosa grande poi è facile, come dire, per contingenza, per necessità restringerla e ridurla. Ingrandire una cosa piccola è sempre più complicato. Cioè questo ve lo dico perché per esempio una società con cui collaboro che è Lionsgate, cioè Lionsgate è una società che è nata facendo horror di serie B. Dentro Lionsgate lavorano tantissimi italiani o diciamo italoamericani e loro sono come moltissime case di produzione, hanno un approccio tipicamente diciamo anglosassone, molto laico, che è: io guardo il progetto, non mi interessa se chi me lo porta è americano, indiano, italiano, tedesco. E quindi, come dire, andare a proporre a dei produttori internazionali delle produzioni o, nel caso degli autori, dei soggetti o, come dire, come gruppo diciamo creativo fatto da sceneggiatore, regista, cioè andare a proporre dei progetti non è una cosa estremamente complicata, non è che bisogna andare in America a proporre una cosa, si può proporre, cioè ormai, voglio dire, la internet e la globalizzazione ci danno gli strumenti per farlo tranquillamente da casa, poi è ovvio che, come dire, uno dalla sua disponibilità a muoversi, perché vorrei fare l'esempio di
di due case di produzione del nord Italia, cioè anzi di due situazioni del nord Italia. Una è il Friuli, dove diciamo è nata una scuola di produzione di horror e di mockumentary, diciamo, a sfondo horror. Che è rivolta principalmente al mercato internazionale, poi ha delle ricadute anche in Italia. Ho questa casa di produzione di Milano che si chiama 4Dark, che produce film horror per il mercato americano e giapponese. Che in questo caso proprio non è interessata all'Italia. Cioè non ha mai, i loro film non sono mai, credo, stati trasmessi da nessuna rete italiana. Cioè, nel senso, se siamo nel mercato globale, dobbiamo pensare in maniera globale. Non dobbiamo attingere da un mercato globale concept e idee e poi cercare di adattarli a Rai Fiction, perché sennò non se ne esce proprio mai. E quindi anche rispetto alla scrittura. Una cosa che vedo sempre è che il prodotto italiano è sempre caratterizzato da essere, come dire, fatto di storie piccole, molto intimiste, molto, come dire, legate alle esperienze personali degli autori o del regista. Morale della favola, i Borgia, ne hanno fatti due di Borgia, uno l'ha fatto Beta in Germania, uno l'ha fatto Showtime in America, forse i Borgia. Come dire, se poteva fare in Italia, ecco, diciamo, no? Oppure le docufiction sul Caravaggio e i pittori del Rinascimento le fa la BBC. Ma forse, diciamo, ce l'abbiamo qua. Cioè, penso che adesso io Taranto non la conosco, ma immagino che nelle chiese di Taranto ci siano più opere d'arte che in tutta Berlino, in tutta Londra, quindi. Anzi, a Berlino c'è una magnifica statua. No, dico lasciando perdere ovviamente i musei, però dico, quindi noi abbiamo il 50% delle. E difatti adesso, vabbè, adesso saltiamo questo discorso delle slide. Avevo preparato una slide di chiusura che era un po' provocatoria, che era il Santo Graal non è dove ce lo fa vedere Indiana Jones, ma sta nella cattedrale di Bari. Cioè, gli studi recenti dicono che c'è un'alta probabilità che il Santo Graal, attraverso la decifrazione di questa iscrizione che c'è sul portale della cattedrale di Bari, dovrebbe essere nella cattedrale di Bari. Allora, era la provocazione per dire che non facciamoci prendere in giro dall'Indiana Jones, ma se dobbiamo pensare in grande, pensiamo in grande. Cioè, non. No, ve lo dico perché è una cosa che in qualche modo vedo sempre, questo doppio livello, no? Cioè guardo fuori, vedo le serie inglesi, vedo le serie francesi, vedo le serie americane, vedo come vengono fatti i documentari in maniera moderna da alcune reti utilizzando grammatiche e linguaggi diversi, poi mi autoviolento. E con grande sofferenza riduco tutto a una cosina perché lo devo andare a proporre, se mi va bene, a Sky, se mi va male, a non so qual è la rete locale, Telenorba, credo la rete più importante che c'è qua. Cioè, e quindi passo dall'idea di un budget per fare un meraviglioso documentario o una fiction, lo devo dividere per 100. E quindi cominciare a dire no, allora qui al posto di Brad Pitt uso Salumiere che è amico mio, che c'è la faccia che va bene. Quindi vi inviterei comunque a provare a pensare in grande e provare a sbattere, cioè, nel senso anche questo è una parte del percorso per diventare imprenditori di se stessi, no? Cioè, andare a sbattere il muso. Io non credo che la prima volta che uno
propone un progetto, cioè ha avuto il colpo di genio, andrà sicuramente in porto, però deve prendere quell'esperienza per capire come la seconda volta evitare di commettere degli errori, e deve provare a farlo, secondo me, soprattutto se ha un'idea forte, deve provare a proporlo a dei soggetti forti. E torno un attimo al discorso di questa società di Milano, la Ford Arc. La Ford Arc ha fatto un'operazione che è, diciamo, io trovo geniale, che è quella di avere in ogni film che ha fatto uno straordinario protagonista, che è l'Italia. Cioè, per un americano, per un canadese, per un giapponese, un film che è girato a Venezia o a Roma, che ci sia l'attore Pinco Pallo, sì, certo, se ci metti Brad Pitt e Johnny Depp, ok, ma se ci metti un attore, un classico attore della fiction americana, cioè vale 100 volte di più il fatto che gli esterni siano girati in una città d'arte italiana, o che gli interni siano girati, che ne so, in una cattedrale, in una chiesa, in un palazzo rinascimentale, in un palazzo barocco. E questa cosa noi ce la siamo un po' persa, e mi era tornata in mente, per paradosso, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di vederla, la serie True Detective. Allora, True Detective, io trovo, beh, a parte che ha due attori, ovviamente siamo al top, ma nella serie c'è una presenza continua e quasi inquietante del territorio in cui si svolge la storia, che diciamo è un territorio che fa schifo, detto molto, cioè, onestamente. Cioè, sembra sia un triste oltrepò pavese, diciamo, no? Allora, questa capacità di integrare la storia con l'ambiente dove si svolge, visto che il nostro ambiente è, voglio dire, non c'è solo l'Ilva qua, voglio dire, poi uno fa 20... Beh, si può fare un classico post-atomico. Qui no, adesso no, l'altro giorno dicevo che lo pensavo come un nuovo Metropolis girato con questa ambientazione. Alla fine tutto può diventare set, anche quello industriale, cioè, nel senso, ripensandolo. No, sicuramente, come dire, nel momento in cui si riesce a integrare nella storia l'ambiente in cui si svolge, farlo diventare protagonista, dà un valore aggiunto. Ma quello volevo sottolineare, al di là dell'Ilva, azioni però per tutte le malattie che la troupe può prendere durante le riprese. No, certo. Quello sarebbe il problema. Cioè, perché a un certo punto si guadagna all'inizio e poi dopo un po' di anni possono rivalersi. No, e quindi no, dicevo, visto che noi abbiamo la fortuna di stare in un territorio che trabocca di opportunità per stupire, come dire, perché noi ormai non ci facciamo più caso, però io, lavorando molto con gli americani, me ne accorgo, cioè, a parte quelli che arrivano a Roma, guardano Colosseo, e siccome l'unica immagine che hanno del Colosseo è quella del gladiatore, il commento che fanno è: ma è rotto? È rotto. Ma perché non lo aggiustate? Perché questo è il tipico americano, no? Però tendenzialmente, quando passano davanti alla Fontana di Trevi, gli si svitola la mascella, così, cioè, sono tutti. E penso che, come dire, questo sia un elemento che noi dovremmo sfruttare, come dire, il territorio e le bellezze, diciamo, dell'ambiente dove viviamo e dove possiamo ambientare le nostre storie, e le nostre storie. Perché, per esempio, vabbè, quest'anno, l'8 agosto di quest'anno, il 24 maggio dell'anno prossimo, il centenario della prima guerra mondiale, diciamo, la RAI si è lavata le mani facendo fare un bel film, diciamo, a Olmi,
Però non si fa nulla, gli altri paesi producono qualunque cosa, eccetera, ovviamente non tanto sulla prima guerra mondiale, ma su quello, so, da quello che la prima guerra mondiale ha rappresentato per l'emancipazione delle donne, perché gli uomini andavano al fronte, quindi i lavori che facevano gli uomini dovevano fare le donne, quindi insomma su mille situazioni legate a quello che la prima guerra mondiale ha rappresentato un po' nella cultura occidentale, qui, cioè, encefalogramma piatto invece. Lo dicevo per un motivo, perché ci sono storie straordinarie. Io, come dire, uno degli hobby che ho è colleziono storie, no? Cioè, quando ogni tanto trovo delle storie strane, cioè magari proprio mi stampo l'articolo che trovo queste cose, no? E tante volte mi chiedo, ma per esempio su quelli che sono stati i punti, diciamo, fondamentali della storia dell'ultimo secolo, diciamo, noi non abbiamo mai fatto nulla o quasi, nonostante ci siano mille storie appunto straordinarie da raccontare, perché c'è sempre questo, come dire, o ci abbassiamo a livello di Elisa di Rivombrosa, oppure guardiamo il modello che ci sta, il modello, come dire, della storia, diciamo, un modello anglosassone che vogliamo replicare qua, non avendone né i mezzi né la capacità, oppure ci richiudiamo nell'intimismo, nelle piccole storie, nel, diciamo, molto cinema indipendente italiano, che per carità va protetto, però non vorrei che fosse protetto come vengono protetti i panda, cioè non è che dobbiamo, cioè, tenerlo chiuso nello zoo per mostrarlo, cioè bisogna che poi a un certo punto si emancipi e si sviluppi. Allora, io quello che dico sempre è pensare in grande nelle storie, e tante volte basta guardarsi attorno per trovare delle storie straordinarie del passato o del presente. E paradossalmente queste sono le storie che interessano di più al di fuori dell'Italia, perché, cioè, mi rendo conto che per chi vive in Italia, nella maggior parte dei casi, non c'è più lo stupore delle cose che uno si trova intorno, no? Perché, cioè, ci siamo nati, cioè ormai sono, come dire, totalmente metabolizzate. Ma rispetto al mercato internazionale, invece, hanno un valore straordinario. E quindi, scusate, questo era appunto un inciso perché trovo che sia veramente un passaggio fondamentale quello di non, come dire, rinchiudersi nella contingenza e nei limiti di quello che può offrire il nostro paese oggi. Cioè, se, come dire, la nostra fonte è il mondo nella sua globalità, la nostra proposta deve essere al mondo nella sua globalità, non viaggiare su due livelli. E vi assicuro che è molto meno difficile di quello che sembra. Cioè, è proprio, come dire, superare il piccolo gap iniziale della paura di provarci, ma poi ovviamente questo ha tutta una serie di implicazioni. Sulle web series, per esempio, certo, se uno guarda gli effetti di Gomorra c'ha 1 milione di visualizzazioni, ma se uno guarda una serie sugli zombie di Joy Chang, che è un americano che fa serie sugli zombie, ce ne hanno 700 milioni. Allora, credo che uno che fa una web series con 700 milioni di visualizzazioni prenda di pubblicità sui 70.000 euro al mese da Google.
non è proprio malaccio, ecco. Quindi, vabbè, questo era un invito. Allora, perché in Italia continuano a fare sempre fiction sui medici, sui preti, sulle forze dell'ordine, poi non è che ne fanno una volta, fanno la seconda, la terza, la decima serie sempre? Le fanno sempre perché c'è, sono vari fattori. Uno è, come dire, è all'interno del meccanismo Rai, dove tu produci in buona parte per la tua capacità relazionale, diciamo, il fatto che sei affidabile, che sei storicamente legato a loro, tutta una serie di fattori, tendenzialmente non c'è un grande rinnovo. O se c'è, c'è per ragioni che non sono imprenditoriali, c'è perché il figlio del ministro fa la casa di produzione, tanto per essere, se siamo in streaming, al massimo gli mettono una bomba sotto la macchina. E perché non c'è la televisione in Italia, come in tutto il mondo, ma in Italia in modo particolare e proprio violento, è diventato uno strumento di controllo dei flussi di voto politico. Quindi la TV generalista, cioè, io non so quanti di voi guardano la TV, io credo pochi, perché se dovete vedere qualcosa, sì, magari il terminale, la TV, ma io quando parlo... Sì, ma diciamo c'è Sky On Demand, YouTube, ci scarichiamo la qualunque, possiamo dirlo, siamo il primo paese al mondo per pirateria. Cioè, diciamo che le nuove generazioni non guardano, credo se non occasionalmente, raramente, le reti generaliste, diciamo, quelle da 1 a 7 sul telecomando, per intendersi. Chi le guarda? Se voi analizzate la composizione degli ascolti delle tre reti RAI e tre reti Mediaset, la concentrazione è sugli over 55. Quindi diciamo c'è una percentuale di pensionati elevatissima. I pensionati sono pubblicitariamente valore zero, ma quando bisogna votare è quella massa che determina chi vince le elezioni. Quindi tu sostanzialmente sei al servizio di quel tipo di ascolto. Ma questo è per un discorso che quando è bene per la RAI, non per gli altri canali. RAI e Mediaset. Sì, sì, no, vabbè. Ma adesso ci sono migliaia di canali, sto dicendo. Il fatto di, diceva lei prima, di sperimentare, di pensare in grande, oppure di pensare anche all'estero, poi uno può anche scrivere un progetto, presentarlo, però poi chi lo manderebbe in onda, visto che vanno sempre sul sicuro? O uno pensa per internet? No, però diciamo c'è internet, c'è il mercato estero e c'è e ci sono i canali digitali, però cioè non vorrei, allora diciamo, sul mondo della fiction è estremamente più complicato, non voglio dire impossibile, ma molto più complicato in Italia e molto molto più facile all'estero. Sulla parte factual, dai documentari a, come dire, serie di real life, cose di questo tipo, sì, c'è il mondo della televisione digitale. Poi c'è il web, certo uno non può produrre un film e pensare di pagarselo mandandolo gratuitamente sul web. Sì, no, non è assolutamente pensabile. Sono d'accordo, però le web series si possono produrre con cifre relativamente modeste. Però sempre, come dire, le facciamo come facevo l'esempio delle tre puntate degli effetti di Gomorra sulla gente, no? Sono molto belle, molto, molto autoreferenziali, perché poi c'è Saviano, c'è l'autore della serie, sono in napoletano,
Cioè, c'è sempre questa cosa dell'autoreferenziarsi al massimo. Cioè, le serie, le web series americane, tu le puoi, sono totalmente delocalizzate. Cioè, le puoi vedere se sei un cinese, un australiano, un argentino, un italiano. Cioè, sono delle serie che parlano di, raccontano una storia. Forse dovremmo cominciare anche noi a fare delle cose che raccontano una storia e delocalizziamo, nel senso delocalizziamo l'essere referenziali al nostro mondo, alla nostra televisione, ma invece sfruttiamo il nostro mondo, nel senso la nostra capacità di rendere l'ambiente dove sviluppiamo le storie protagonista. Cioè, se tu facessi una web series di zombie girata nel ghetto o alla Giudecca a Venezia, beh, di notte, adesso dico la prima cazzata che mi viene in mente, cioè probabilmente già il fatto che è girata a Venezia, gli americani, cioè uno che ha il mito di Venezia, che gli americani se la sono pure ricostruita a Las Vegas in scala ridotta, cioè hai subito un approccio diverso. Invece, per quanto sia bella, divertente, eccetera, gli effetti di Gomorra parla di una serie italiana che è andata in onda solo su Sky ed è in napoletano. Cioè, voglio dire, collasso su me stesso sempre di più, mentre invece dovrei tentare di espandere sempre di più. Cioè, io credo che sia assolutamente necessario, soprattutto per voi che siete, come dire, giovani e pieni di ambizioni, superare questo livello di guardare al mondo e poi di pensare, come dire, per l'Italia. Cioè, e vi assicuro che è molto meno difficile di quello che sembra. Richiede un po' più di applicazione. Perché, per esempio, un esempio concreto che volevo farvi era rispetto a come presentare i progetti, no? No, volevo prendere due casi limite, Discovery e Arte. Parliamo di Factual, ovviamente. Allora, Discovery ha un modo preciso in cui vanno scritti i documentari, che è ogni blocco deve durare 12 minuti, non un secondo di più, non uno di meno. All'inizio di ogni blocco devo dirti, all'inizio del primo blocco, quando comincia, devo dirti di cosa parlerò e quando finisce il primo blocco ti devo ricordare che cosa hai visto e darti una piccola anticipazione di cosa vedrò nel secondo, perché ovviamente break pubblicitario. Quando cominciano gli altri blocchi devo ricordarti brevemente che cosa vedrò e anticiparti l'ultima cosa di cui parlerò in quel blocco. Questo perché nella logica della TV commerciale la gente entra e esce con lo zapping, quindi ho un bisogno continuo di riassumere di cosa stiamo parlando per cercare di, come dire, bloccare il potenziale ascoltatore. Arte, la prima regola di Arte è: non ti ripeto mai una cosa che ho già detto, quindi già siamo, come dire, totalmente gli antipodi. Quindi non portate mai un progetto di Discovery ad Arte o viceversa, perché ve lo tirano dietro. Poi, dentro nei documentari di Arte, quando inquadro le persone, le inquadro strette, faccio vedere gli occhi, faccio vedere i dettagli, la bocca, le mani e tengo la persona che parla per tutto il tempo in cui parla. Nei documentari di Discovery lo inquadro dentro uno sfondo neutro, possibilmente con un bel controluccio sui capelli, se qualcuno ha i capelli, e dopo che ha parlato per alcuni secondi comincio a coprirlo con delle immagini. Cioè, quindi, per presentare un progetto a un broadcaster o a una casa di produzione, cioè Lionsgate ha una filosofia che è diversa ovviamente da MGM, quindi la prima cosa è studiare quali sono le regole fondamentali di ognuno a cui vado a presentare un progetto, per presentargli un progetto che sia in linea con
diciamo, la sua grammatica televisiva. Questo in Italia non si fa mai, per esempio, anche perché non è molto chiaro quale sia la grammatica televisiva delle nostre reti. Forse l'unica, diciamo, che c'era un po' chiara sono queste reti che derivano da grandi gruppi internazionali. Quando presentate un progetto, dovete essere voi i primi a crederci, perché sembra una banalità, ma mi è capitato diverse volte situazioni in cui davanti alla prima, non difficoltà, ma la prima richiesta di un chiarimento, cioè l'atteggiamento era un po', vabbè che palle, vabbè, questo non mi interessa, cioè, vabbè adesso perdiamo tempo, ciao, arrivederci, questo è... No, quindi cioè, dovete in qualche modo essere voi i primi a crederci, quindi non scrive, allora dividiamo in due il campo di intervento di chi vuole lavorare nell'audiovisivo. Sa campà, come si dice, quindi vuol dire mi pagano per produrre la televendita di un materasso. Vabbè, meglio che sminare le strade in Afghanistan, lo faccio volentieri. Dopodiché però se il mio progetto deve essere il mio progetto, per cui io sono disposto a battermi, sono disposto a trovare una mediazione, cioè deve esserci, come dire, una convinzione profonda, perché se la convinzione cade davanti alla prima critica, cioè allora non vuol dire che non si è molto convinti. E tutti questi passaggi come dire, richiedono un minimo di applicazione, cioè nel senso che non si può improvvisare. Cioè tutti questi passaggi che forse oggi un po' confusamente abbiamo un po' attraversato così, cioè informarsi delle reti, capire come si fa un piano finanziario di una produzione, vedere quali sono i broadcaster esteri che potrebbero essere interessati a questo progetto, cioè, richiedono tempo, e questo è il tempo. Cioè, paradossalmente l'idea, cioè il concept, il nocciolo che sta dietro un'idea, è una cosa, non dico la più semplice, perché poi è, come dire, è la più importante, però è una cosa che ti viene fuori mentre fai la doccia o mentre vai in bicicletta. Cioè, come fare il piano finanziario, devi mettere su internet, prendere Excel, fare le macro, capire come... Cioè, quindi ci sono due, perché il più delle volte mi accorgo che sembra che l'idea sia il centro di tutto. No, l'idea è il punto di partenza di tutto, sicuramente, ma dopo ci sta un sacco di lavoro. L'idea non è un lavoro, è un'ispirazione che viene... Cioè, è difficile che uno dica, va bene, allora adesso faccio una cosa così. Sì, faccio un documentario su... che ne so, Barbarossa, imperatore, non... Oddio, che sarebbe anche interessante farlo, no, e capire come gli sono arrivati in mano, vabbè, lasciamo perdere. Allora, se penso che sia, diciamo, differente approccio, rewind, differente approccio, ho il colpo di genio, mi viene in mente una cosa e dico, cavolo, questa potrebbe funzionare, non c'è, eccetera. Oppure, che diciamo, più il lavoro della casa di produzione è quella di dire, allora, mi guardo il calendario del 2017 oggi, non prima. Cosa succederà, potrebbe succedere, qual è una cosa nel 2017 che in qualche modo potrebbe, come dire, attrarre l'attenzione
un anniversario, un evento, una cosa che succederà, non devo necessariamente fare una cosa legata a quello, ma quello deve essere... Come? La rivoluzione russa. Allora, esatto, ottobre 1917 la rivoluzione russa. Allora, mi pare, dai ricordo dell'università, che i russi sono sbarcati in Puglia. Cioè, durante le guerre napoleoniche c'è stato un momento che un corpo russo ha girato per il sud dell'Italia, adesso per dire, no, così una battuta. Cioè, trovare qualcosa che ti... Come dire, che rispetto a quello, a questo punto, come dire, stimoli tu la nascita di un'idea, perché a quel punto la tua idea è forte, perché la riesci a collegare a qualcosa che ha un valore, come dire, di attenzione già. Poi, io odio la televisione o i prodotti, quelli, ci sono dei produttori che sono quelli che io chiamo mortuari, che è tutti gli anni, è il cinquantenario della morte di Tizio, 25 di Caio, dico tre volte, scusate, uno si tocca anche un attimo. Cioè, però non è che studiare vuol dire che cosa succede in prospettiva, vuol dire solo fare gli anniversari, vuol dire avere degli spunti per farsi venire, come dire, delle idee rispetto a dei prodotti audiovisivi, per il web, per il cinema, per la fiction, per il fact, per qualunque cosa. Perché ovviamente hanno un valore maggiore nel momento in cui vengono proposti al broadcaster. Cioè, in qualche modo ti stai veramente sostituendo e stai facendo il suo lavoro, stai dicendo, guarda, tu lo saprai sicuramente, ma nel 2017 c'è la rivoluzione, l'anniversario della... Allora c'è una... tra l'altro c'è la rivoluzione russa, c'è una storia meravigliosa su cui Spielberg avrebbe già fatto un film e una miniserie tipo Band of Brothers, di un pugliese, non so se voi la conoscete, vi invito ad andarla a vedere su Wikipedia, La legione redenta di Siberia. C'è una storia meravigliosa. Ecco, adesso per esempio abbiamo detto la rivoluzione russa e la Puglia, poi la rivoluzione russa se la puoi declinare in 10.000 modi, poi immagino non ci sarà ci saranno anche altre cose che... Lasciando perdere gli anniversari, intesi appunto come le famose morti di papi, Che Guevara, scrittori, Nobel, eccetera. Altro... come dire, accadimenti che si sa che hanno una loro ripetitività. Faccio un esempio stupido: ogni X anni, credo che ci sia stato quest'anno, il sole ha una tempesta solare per cui... Adesso mi ricordo, nel 1999 si erano disallineati i satelliti in Nord e Sud America delle comunicazioni, quest'anno invece è stata più leggera, quindi non ci sono stati danni se non... Allora, quando ci sarà, siccome ne parleranno i giornali, faccio un film dove gli zombie, che cazzo ne so, vengono fuori con la tempesta solare, tutti restano ionizzati, diventano zombie. Adesso sto veramente cazzeggiando al massimo. Però, come dire, guardandosi intorno, secondo me arrivano delle idee, bisogna lavorare sapendo che i tempi per finanziare, costruire, progettare e finanziare un progetto sono tempi, vuol dire, se va bene, 18 mesi. Bisogna lavorare sempre in là, cioè quelli che arrivano e portano oggi un progetto dicendo c'ho un progetto sulla prima guerra mondiale, sei arrivato con 2 anni di ritardo, dovevi pensarci prima. Questo devo dire che in Italia è tipico, che poi si arriva sempre all'ultimo momento a fare qualcosa. Però anche qui, pensando in termini globali, su cose globali, oppure il paradosso è pensando su cose molto piccole renderle... Cioè, voglio dire, le strade sono veramente infinite.
Però quello a cui bisogna arrivare è sempre che la cosa che io racconto sia, cioè, sia una storia che in qualche modo possa esplodere e non implodere, come l'esempio che facevamo prima. Posso esplodere nel senso che anche se racconto una storia locale o racconto un fatto, come dire, intimo, biografico, lo devo rendere in qualche modo accessibile a tutto, devo spegnere l'autoreferenzialità, devo, come dire, poi la fiction e il facto hanno strade diverse per farlo. Faccio un esempio, un regista torinese che conosco, peraltro molto bravo, che si chiama Pietro Balla, 4 anni fa ha fatto un documentario che si chiamava Radio Singer, perché la Singer, quella che faceva le macchine da cucire, aveva la fabbrica a Torino. Quando chiuse la fabbrica 20 anni fa, la occuparono e fecero dentro una radio che per X anni era stato, diciamo, è stata la radio del movimento di Torino. Molto bello, ma già se uno sta a Biella dice boh. Cioè, passano 2 anni e i francesi, non so quale casa di produzione, fa un documentario su le radio dei movimenti giovanili dagli anni 60 al 2000 e parla di Radio Singer, ma mettendola con, diciamo, in parallelo con la radio del movimento punk di Berlino, la radio di Parigi del movimento studentesco, eccetera, eccetera, e fa un documentario meraviglioso che vende in tutto il mondo. Di chi è l'idea? Forse di Pietro Balla, la prima. Ma, come dice uno dei grandi pensatori del nostro secolo, cioè Cecchetto, un'idea è di chi la fa. E purtroppo un'idea è di chi la fa. E i francesi l'hanno fatta meglio e l'hanno venduta dappertutto. Perché hanno pensato a far esplodere un concetto, non a farlo... No, hanno trovato il carattere universale. Esatto. Cosa, proprio perché essendo in una società globale bisogna rendere universale l'interesse rispetto a un progetto. E sicuramente quella di Radio Singer era una... Sì, una... parte di un movimento di idee che era del periodo, era un'esperienza particolare di un movimento universale che c'era, sì, a Berlino come a Parigi, però come a Roma, come a... importante come la racconti. Certo, infatti ha vinto l'idea francese, non Radio Singer da sola. Esatto, su queste cose noi tendiamo sempre a... Quindi, non so, era proprio, come dire, l'invito a, cioè, buttate fuori le cose, scatenatevi, scavalcate le transenne, andate, non abbiate paura di proporre, cioè, tanto il massimo che può succedere è, dicono no grazie, ma il no grazie dal punto di vista di un broadcaster è mi porti un brutto progetto, un progetto fatto male, è un no grazie, che, come dire, che è un no grazie quasi definitivo alla mia interazione con te. Un'idea che in questo momento per mille motivi può non interessarmi, non essere fattibile, ma che io vedo che ha dietro un lavoro professionale, la prossima volta che mi telefoni sicuramente ti ascolto con attenzione. Quindi, però è una cosa che va costruita, come dire, con un po' di pazienza e molta applicazione. E, non so, ci sono altri punti magari che volete toccare più in profondità? Io ho cercato proprio di fare un passaggio generale come funziona la televisione e proporre i contratti ai broadcaster, che approccio avere nel preparare un progetto, se ci sono altre cose che mi interessa approfondire, sono... In termini di progetti piccoli, visto che... No.
Sì, cioè è ovvio che dobbiamo pensare in grande, però un produttore che non ha fatto magari niente prima e va a proporre una serie televisiva oppure un documentario da 5 milioni a un canale televisivo, gli dice: vabbè, sì, bella l'idea, sarai strafico, ma io non ti conosco. Certo. Quindi per iniziare, i progetti, diciamo, i cosiddetti progetti difficili o i cortometraggi, i documentari fatti con pochi soldi, hanno una possibilità di interfacciarsi con i canali televisivi? Sì, allora prima nella, diciamo, questo panoramica velocissima abbiamo fatto dei canali, diciamo che il mondo dei canali digitali e alcuni canali come Sky Arte sicuramente sono interessati a progetti che possono stare, diciamo, fra i massimo 5.000 mezz'ora, massimo 10.000 l'ora, direi anche qualcosina di meno a seconda dei canali. Rai Storia, Rai Cultura, Rai 5, Sky Arte, Rai Movie per i magazine o gli approfondimenti sul cinema, gli stessi canali Mediaset, Italia 2 e la 5, solo per la 5 devi produrre delle cose che ti vergognerai per tutta la vita di aver fatto, quindi lascia stare. Quindi sì, diciamo, c'è la possibilità di proporre dei prodotti, fra virgolette, a basso costo. Poi il problema è riuscire con questi budget molto limitati a... Cioè, uno può anche dire, lo faccio come investimento, è la mia prima opera, ci vado pari, più o meno, ed è diventa il mio curriculum, il mio biglietto da visita. Sono il costo totale del progetto oppure la parte che poi dovrebbe... No, allora diciamo Sky Arte, la parte che mette facciamo Sky Arte, Sky Arte o Rai 5, che sono, diciamo, sì, più o meno il costo con cui comprano documentari originali eccetera eccetera, acquisendo, diciamo, i diritti per l'Italia, la Svizzera italiana, cioè diciamo territori in lingua italiana, sta sui 4-5.000 a mezz'ora e 8-10.000 per un'ora. Cioè il prezzo con cui loro te lo comprano. Comprano, potete venderlo all'estero? No, 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 in questo caso solo per l'Italia. No, no, il fatto, la produzione, quel meccanismo lì della produzione esecutiva vale per la fiction, non per la fiction a Rai e Mediaset, quella che loro acquisiscono tutti i diritti e al produttore non resta nulla. Cioè il produttore è di fatto un service che produce tecnicamente il prodotto. Quindi quella è una strada per cominciare. Poi come dire, al di là della chiamiamola casa di produzione o l'entità produttiva, farsi conoscere come autore o regista è utile, per esempio i corti, partecipare ai festival dei corti, ce ne sono tantissimi. Le web series sono una buonissima strada, dove la web series può essere non necessariamente una produzione, come dire, fatta tutta di un botto e pubblicata, ma può essere con una cadenza, che ne so, mensile, per esempio, un progetto di fare 10 episodi, uno al mese. Cioè chi ha cominciato nel mondo delle web series ovviamente l'ha fatto in grande economia, però ecco, è un po' il discorso che facevo con Pietro rispetto in termini generali, no? Cioè uno in qualche modo poi parte, poi deve trovare una sua strada per cui diventa un po' più, cioè ha un minimo di specializzazione, no? Noi facevamo l'esempio di dire ci sono dei paesi, ormai per esempio la Repubblica Ceca è il paese dove
Ci sono più programmatori in flash e a costi più accessibili di tutta Europa. Se devo fare una, come dire, una fiction sui santi, la fiction sui santi c'è uno che la, c'è una casa di produzione che la fa, cioè loro hanno l'esclusiva dei santi e dei papi. Se devo fare, come dire, la serie che va solo su Sky perché per Mediaset Rai è troppo dura, fa Cattleya, fa Romanzo Criminale, fa Gomorra, poi farà Diabolic, eccetera. Cioè, adesso stiamo parlando in grande, però per dire... Perché sono sempre Ballandi Production, Ballandi Entertainment. Sì, cioè, voglio dire, ognuno poi in qualche modo si... Quindi è vero che non è che tu primo giorno devi dire io farò, sarò questo. Però poi c'è un momento in cui uno, come dire, o decide di fare... Perché purtroppo in Europa l'industria è totalmente diversa da quella americana. Cioè quella americana, Hollywood, è come fare le automobili. Solo che al posto di fare le automobili fanno i film. Ci sono 3.000 registi, ma non per sparare un numero, ma credo che siano anche molti di più, che, come dire, devo fare questo episodio del telefilm. Chi c'è libero? Lui, chiamo lui. Senti, vieni a fare un episodio di... ma una serie qualunque, Sleepy Hollow. Ma guarda, adesso sto facendo Anna Montana, cioè, non è che, capito, Dio, Madonna, faceva una... No, sono, come dire, dei... come idraulico, ce lo chiami, una volta deve cambiare il rubinetto, una volta il sifone, cioè è un tipo di approccio totalmente differente, cioè è un'industria esattamente come se fosse un'industria automobilistica. Qui da noi, e diciamo in Europa in generale, e soprattutto nel sud Europa, cioè togliendo diciamo l'Inghilterra, che è molto più sul modello, molto più, diciamo, che si avvicina un po' al modello americano, in qualche modo ognuno è premiato se è un po' più riconosciuto per una cosa particolare. Cioè qui il fatto di dire, guarda, io posso fare, adesso non so, magari tu vuoi fare il regista, e dici, guarda, io sono bravissimo, posso fare il regista di un cartone animato prescolare, di un film horror, di un episodio di una serie, di un film porno, di un documentario su Tintoretto. In America direbbero, cazzo, figo questo. Qua da noi è, insomma, cioè, non si capisce bene. Invece, poi alla volta uno si specializza e diventa... Cioè, ci sono alcuni italiani che sono col tempo diventati nella produzione factual, dei, cioè D'Onofrio, non so se lo conoscete, uno che fa tutti i documentari che hanno a che fare con sesso, costume, società legata. Poi c'era, adesso i nomi proprio, c'era un altro romano, adesso non mi ricordo il nome, che invece tutto quello che riguarda il degrado, cioè in qualche modo sai, quando dici quel nome sai che fa quel tipo di prodotto. Però ci si arriva un po' alla volta. Però se dovessi dirti un percorso, cominciare a prendere i soldi dove ci sono, se ci riesci, con piccoli progetti semplici, quindi le reti abbiamo visto quali sono, a parte che su quei budget, adesso non ho idea perché non conosco il mondo della televisione locale se non proprio poco, diciamo, non so, Telenorba quanto possa pagare, o Tele Lombardia, cioè una grossa televisione locale quanto possa pagare, forse non paga neanche cifre così diverse da Sky Arte, non ho idea, non lo so. Dopodiché dipende qual è, come dire, la tua ambizione, se essere autore, regista, produttore, però in questi campi devi cominciare ad apparire, cioè è come il pittore che comincia a dipingere, si mette all'angolo della piazza e cerca di vendere i suoi primi quadri, o il fumettista che gira per le case editrici col suo fumetto, cioè la strada è quella, non è che l'audiovisivo... Poi, se hai uno zio senatore,
oppure ti candidi, certo. Una domanda, sono qui. Sì. Io credo che, diciamo, un mio pensiero, no? Che forse quello che manchi in Italia, ma non per il settore cinematografico, in generale per tutti i settori, sia un attimino la formazione pratica, no? Nel senso, noi per esempio qui, anzi ringraziamo chi ci sta ospitando, stiamo acquisendo tante nozioni, anche molto importanti e utili, no? Però poi si arriva a un punto tale che effettivamente poi tra l'acquisire nozioni, no? E metterle poi in pratica, quindi partire, è come se ci mancasse, no? un gap, no? Uno step, un salto, no? Quindi io credo, come mio pensiero, che visto che effettivamente dal punto di vista formativo non c'è sempre in Italia questa possibilità, parlando di noi specifico della Puglia, del Meridione, quali possono essere le case di produzioni, le società che magari possono essere più vicine, con le quali poter entrare in contatto e cercare anche di fare esperienza con loro, magari se possibile entrare in un loro giro di conoscenze, come nomi intendo, no? Chi può essere vicino a noi, magari anche da poter farci crescere un po'? bella domandona questa. Guarda, non è molto difficile risponderti, perché potrei farti, come dire, un elenco di case di produzione che magari, come dire, selezionando quelle che in Italia sono un po' più proattive rispetto all'estero, eccetera, ma in realtà il meccanismo è che come ti poni tu rispetto a loro, cioè loro possono pensare, cioè loro non possono farsi carico, detto proprio fuori dai denti, non c'è un'impresa privata in Italia così importante, togliamo un attimo, lasciamolo da un attimo da parte Mediaset e Rai, che può farsi carico di un percorso formativo o professionale o di entrata in un settore professionale di un operatore, di uno che vuole diventare operatore in questo settore, se non attraverso il passaggio classico, e tu vai lì, presenti la domanda, part time, stagista, 300 euro al mese, quelle robe, le cose classiche che credo conosciate bene. In Italia, tu hai detto una cosa giustissima, in Italia quello che manca è la formazione, cioè ne abbiamo un'università, lasciando perdere l'università, in genere diciamo la scuola è concettualmente 20 anni indietro. Cioè, rispetto a quello che è il mondo che, con cui noi ci tutti i giorni abbiamo a che fare, con, diciamo, il mondo del lavoro, cioè la preparazione ad affrontare il mondo del lavoro in termini pratici, non c'è modo. Cioè, a Roma, no? Lui diceva prima, ci sono un sacco di corsi e pagamenti, non servono un cazzo. Cioè, sono tre. Cioè, in genere sono corsi che mettono in piedi due direttori della fotografia, un direttore del doppiaggio e un altro, fanno sto corso, prendono la palestra di un amico, ti fanno pagare 2000 euro, fai 10 robe, ti raccontano la rave e la fava e tu poi esci tutto contento, ma non è cambiato nulla. Quindi, diciamo che come singole persone il percorso è purtroppo è quello di provare a entrare dentro le grandi società di produzione. Una cosa, per esempio, che dovrebbero fare gli enti, adesso non so se forse la Film Commission non è l'ente più adatto a fare questo, ma in termini generali il fatto che le Film Commission nascono per valorizzare il territorio e per creare potenzialmente posti di lavoro sul territorio legati al mercato dell'audiovisivo, in qualche modo di farsi un po' carico di, come dire, costruire delle situazioni in cui questa, come dire, mano d'opera
che è un termine orrendo, ma per dire genericamente che coinvolga tutti, tutte le professionalità necessarie alla produzione audiovisiva vengano in qualche modo organizzate e canalizzate. Cioè, adesso credo che le film commission che funzionano in Italia sono veramente poche, cioè la Puglia, il Trentino Alto Adige, il Torino e il Piemonte, però la rinterroghiamo a settembre, Torino e il Piemonte, perché... E gli altri sono un disastro assoluto. Quindi, fra virgolette, voi non mettetevi a ridere, siete pure fortunati. E diciamo che quello che manca qui al sud, lo dico a sensazione, è che purtroppo voi siete molto lontani dal mercato pubblicitario che sta a Milano e dal mercato della produzione cinematografica italiana che sta tutto a Roma. Però è anche vero che, cioè adesso voglio dire, lancio una provocazione, com'è che si chiama, questo imprenditore italiano che ha, non so se avete visto sul canale 33, c'è questa televisione albanese, Agon Channel. Boh, perché non provare con, cioè in fondo... Scusate, più vicino all'Albania di Milano, ecco, diciamo. Cioè, io non ho... Cioè, mi dispiace veramente, perché poi quando si arriva sempre a questo punto, che è il salto... Dal teorico al pratico. Non c'è... Cioè, vuol dire, ci sono delle scuole all'estero che ti preparano, nel senso che ti fanno fare delle cose... Diciamo che a Roma c'è la scuola del centro sperimentale, ma in realtà sono tutte cose molto concettuali, molto così. E io onestamente non so neanche se ci sono grosse case di produzione nel sud dell'Italia, non, cioè così di botto non me ne viene in mente nessuna. Però ci sono, per esempio... So che per esempio la regione Sicilia investe molto nella, non attraverso le film commission, ma direttamente per realizzare fiction in Sicilia, non solo Montalbano, fiction in termini generali. Io onestamente non conosco la situazione della Puglia e non saprei cosa consigliarvi. Sicuramente c'è un pezzo di strada, dovete farlo un po', come dire, da soli. E sai, no, si dice, cioè, ho letto una cosa di Piketty, questo economista francese, che diceva che il sud dell'Italia fornisce la materia prima intellettuale che viene poi trasformata in manufatto nel nord dell'Europa, no? E purtroppo temo che, al di là della battuta, se uno vuole fare un percorso professionale che passi dentro una casa di produzione, debba sottostare alla solita regola che deve prendere, andare a Roma o andare a Milano, accettare dei contratti part-time da stagista terribili a 500 euro al mese, e farsi un periodo... cercare di assorbire più cose possibili e poi provare a marciare con le sue gambe. Cioè non... Comunque, siccome ci ho provato già, anche lo stage gratuito non te lo fanno fare. Quindi, non 500 euro, niente, neanche a proporsi, vengo qui, mi offro gratis, però imparo. No, vabbè, per... tu vieni qua perché tua mamma ti prepara a mangiare, dai. Sì, no? No, quindi, no, come dire, il momento mi dispiace, ma non so, cioè, ti racconterei delle fregnacce da politico, non sono capace. Ma io ti ho chiesto tanto questo proprio per avere, no, un'opinione, magari era un mio modo di sentire la... Magari era un mio modo di percepire la questione, invece effettivamente sto avendo riscontro
dall'altra parte, quindi c'è una difficoltà in questo senso. No, c'è, sicuramente c'è una difficoltà oggettiva, perché per chi sta, diciamo, nel settore dell'audiovisivo, perché non sta a Milano o Roma, forse Torino ancora può offrire qualcosa, è più complicato, mi rendo conto. Però in qualche modo devo, cioè questo di oggi, cioè questa iniziativa, questo piccolo corso, è anche questo un punto di partenza, perché far emergere, cioè ci sono delle risposte che dovrebbero poter dare solo le istituzioni o in un paese particolarmente ricco, come dire, delle aziende che decidono di sponsorizzare o sostenere delle operazioni di crescita e di entrata nel mondo produttivo e tutto, che temo che in questo momento nel nostro paese non ci siano molto. E quindi non, sì, però diciamo, se uno crede che questa, cioè in qualunque settore, perché poi l'audiovisivo veramente comprende dall'aspetto legale alla post-produzione audio, alla scrittura, a qualunque cosa, se uno pensa che sia la sua strada e ha la possibilità di, come dire, investire in un praticantato, chiamiamolo, presso qualche grossa struttura, sì, può essere utile. In realtà, sì, diciamo, cioè, o i corsi come questi riescono in qualche modo a ingrandirsi e organizzarsi, magari in un futuro per verticalità tematiche, no, cioè, quindi è il cinema dal basso, ma c'è il corso per la parte legale, diritto d'autore, un corso per la parte scrittura, sceneggiatura, dialoghi. E allora lì, coinvolgendo sempre più, cioè diventano, si uniscono tutti, cioè le stesse persone che vengono in qualche modo a interagire con voi possono diventare canali per, come dire, avere ulteriori contatti. Ma perché sennò non vedo, cioè, oppure la Regione Puglia si illumina d'immenso e decide di sostenere X imprese dell'audiovisivo fatte dall'imprenditoria giovanile. Io... Però effettivamente lo potremmo proporre a Pietro, magari organizzare un corso che permette di unire tutti i vari operatori, no? Sceneggiatura, regia, no? Ho detto all'inizio del tema di oggi, cioè la presentazione del relatore. Mi sente? cioè, questo laboratorio era anche un modo per confrontarsi, anche vedere un riscontro sul territorio, vedere se i ragazzi c'è la partecipazione giusta, perché comunque... Ne parlavo ieri con Toni, se non ci sono i numeri, no, non c'è un riscontro anche da parte dei ragazzi, non c'è poi da parte delle eventuali istituzioni la voglia di investire. Cioè, io ti dico, guarda, ci sono 50 ragazzi che vogliono entrare, che vogliono, c'è fame di partecipazione, però se io vado e dico, guarda, ci sono 10. Ma appena 10 persone, quindi dicono. Però posso. Sì. Però visto che siamo. Quanti siamo? Siamo una quindicina, una decina, no? Si potrebbe fare un'operazione del genere, cioè, visto che tu giustamente dici, per proporre un qualcosa di diciamo, che metta a confronto più realtà, ci vuole un numero di persone più elevato. Noi siamo una decina. Quello che potremmo fare noi per cercare di portare avanti questa,
ipotetica iniziativa e magari darti una mano nel nostro piccolo. Cioè, io so che Pietro sta organizzando questo tipo di discorso, io metto in giro la voce per quanto mi riguarda, ognuno lo fa per... A prescindere adesso del fatto che tu possa fare più o meno promozione, però devi capire pure il contesto, cioè non possiamo... sì, è bello, io voglio fare il regista, io voglio fare il produttore, però non è una cosa alla portata di tutti. Cioè, o io ho comunque una parto da una base e poi vengo a fare questi laboratori per... specializzarmi, tipo quello che manca, quello step di cui si parlava oggi, che manca quei corsi che creano la forma mentis per approcciarsi alle case di produzione, ai broadcaster per il progetto. Quindi realizzare era anche qualcosa a cui già stavo pensando da un po' di tempo, era creare insieme a case di produzioni locali e non una formazione adeguata per fornire le competenze necessarie per approcciarsi tipo ai broadcaster, però non tutti possono, cioè ti dico un autore comunque un giovane ragazzo, un talento che sta iniziando adesso, magari non ha le... Se non si forma una base, cioè tu che mi chiami, gli amici che magari sono interessati, però non è il pubblico adatto per... volevo dire i miei amici, cioè, sì, però... nel senso di spargere la voce, cercare di arrivare a coinvolgere le professioniste, o semiprofessionisti, o comunque ragazzi... Questo laboratorio è un caso a parte, perché comunque avevamo dei paletti detti dal bando della regione, comunque bisogna sottostare pure ai tempi di valutazione della regione, quindi non è un progetto nato dove io potevo decidere i tempi, quindi anche di conseguenza la promozione è stata limitata. Guarda, la proposta, cioè quello che tu era già, cioè questo laboratorio è stato realizzato perché già c'era, già avevamo noi in mente qualcosa del genere, anche per noi personalmente, cioè non è che noi abbiamo una base molto superiore alla vostra, però questo laboratorio era anche per ricevere un riscontro da parte di tutti. Ti ho detto, se io devo andare dalle istituzioni o quegli enti che mi possono aiutare a finanziare, se non ci sono i numeri... Questo è un primo passo, come ho detto oggi, è un primo passo, una base per poi una possibile evoluzione. No, io volevo invece spostare il fuoco un attimo dal dibattito fra di noi, che ce lo possiamo fare anche, sì, anche dopo, usufruiamo di questo tempo per chiedere delle domande che magari... Volevo chiedere, allora io ho un corto e voglio andare a portarlo ai canali televisivi. Sì. A chi vado a Sky? A chi vado a parlare? Cioè vado a Sky, sì, sto lì davanti alla porta. No, ci sono delle tempistiche, ci sono dei bandi per scegliere i prodotti esterni. Cioè un prodotto già realizzato da portare ai canali televisivi. Come si fa? Cioè, allora, no, da Sky non è che ci sono dei bandi, a meno che non faccia dei concorsi, ma non mi pare che stia facendo in questo
Diciamo che ci sono delle persone che si occupano degli acquisti a cui si manda una mail dicendo ho questo prodotto, però ti dico sempre con la massima sincerità, se tu vai a Sky con un corto che non è mai andato a un festival, a una cosa... No, no, magari dovrebbe iniziare a girare nei festival. No, allora tendenzialmente sì, diciamo c'è un settore acquisti del cinema che fa capo a... diciamo c'è una struttura acquisti, si scrive... diciamo che la procedura in genere sugli acquisti, che oggi abbiamo visto più come proporre una produzione, sugli acquisti in genere le aziende sono strutturate, che c'è un ufficio acquisto diritti, tu gli mandi, quindi, la tua proposta, gli dici io ho questo prodotto, possibilmente gli alleghi un link dove è possibile vederlo, dove è possibile vedere, perché se no ovviamente su un corto... Ma quali sono i criteri, cioè a parte la linea, cioè a parte essere coerente con la linea di palinsesto di ogni canale televisivo, cioè ci sono altri criteri di acquisto? Ma sai, acquisto? Su un corto di fiction. Cioè un documentario o un fiction che non è però ancora partito? Cioè no, non ha ancora partecipato a festival. Fermi tutti. Allora, se parliamo di un corto inteso come fiction, diciamo che tendenzialmente Sky prende in esame quelli che hanno almeno partecipato ai festival. Mm-hmm. Se è un corto sotto forma di documentario, temo che a Sky interessi, a meno che non... però... non so neanche, cioè, ma corto tu intendi 10 minuti? No, 18, 20, quant'è? Arriva a 24 però. No, ma era il problema è questo, perché se arrivi a 24 poi trovi la difficoltà di distribuirlo ai festival, sì, è più facile distribuirlo ai canali televisivi, però, lo so, però se sopra 18, i 22 minuti... Cioè, però se non è la mezz'ora televisiva, quindi almeno 22-23 minuti, è difficile da vendere broadcaster. Chiaro, chiaro, cioè il canale è diverso, devi sì. Trovare una... Sì, sì, sì. Ah, appunto, okay. Fai due versioni magari. Noi avevamo la versione di 30 minuti che abbiamo tagliato, stratagliato. Bene, grazie. Una domanda invece, se un progetto che ha già uno sviluppo fa però parte di un'idea più ampia che però non ha ancora non ha ancora preso piede focalizzato, cioè non è già progettata, cioè c'è un elemento che può viaggiare sia indipendente sia poi è incastonato in una serie di questa serie di è una cosa proponibile o essendo troppo ancora finché non è troppo definita non vale neanche la pena dire sì adesso c'è questo prodotto però questo si inserisce in un po' vaga la cosa però provo a risponderti. No, secondo me è meglio che lo proponi come una cosa a sé, perché o di questo progetto, o il progetto nell'insieme gli dà un grosso valore aggiunto, però a quel punto il progetto dell'insieme deve essere strutturato, fatto bene, molto d'impatto, ma se no dirgli guarda c'ho questo, però fa parte di una cosa che poi te la racconterò. Cioè tipo se una trilogia, un esempio, se una trilogia io gli parlo del primo episodio, gli altri tre usciranno fra 3 anni, però comunque ho già progettato anche gli altri 2 episodi oltre al primo. Beh, se sono già progettati, cioè, voglio dire, se fa parte di una cosa che è già presentabile come progetto, non dei singoli, però che la trilogia, cioè il concept... è già scritto e si può presentare, sì, perché gli può dare un valore aggiunto. Ti consiglierei di dirgli che ognuno dei tre però vive da solo, perché sennò ti dicono vabbè allora ripassa fra 3 anni quando è finita la trilogia. Quindi
Questo è una cosa che vive da sola e fa parte di un progetto molto più ambizioso, che è una trilogia fatta così così. Allora sì, può dargli un po' di valore aggiunto, se però sei in grado di presentare proprio il progetto di come si svolge questa trilogia e, di quali, e perché si, il primo episodio si legherà agli altri due, se no... Sì, sì, certo. E se all'inizio volessimo produrre qualcosa, invece di produrre un nostro progetto, visto che può essere più complesso presentarlo, visto che non abbiamo un curriculum adeguato, volessimo, non lo so, coprodurre o cofinanziare, quale sarebbe diciamo, la forma migliore per chi all'inizio, per entrare in... Cioè, che tipo per finanziare un progetto già avviato, già presentato, quindi unirsi a qualcuno un po' più grande e comunque cominciare a farsi un nome per poter poi nei prossimi progetti anche finanziare qualcosa di proprio? Allora, premesso che secondo me uno grande non cofinanzia uno piccolo perché non allevi un tuo possibile concorrente. No, io piccolo. No, sono io piccolo. Sì, sì, no, tu piccolo. Dico, vai da grossa casa di produzione. Media, ecco, diciamo, media. Qualcuno che ha bisogno di qualcuno per completare il budget. Sì, no, no, allora sì, questi termini, sì, potrebbe essere una strada... Però poi corri il rischio che pesce grande mangia pesce piccolo, quello sai, perché quello grande comincia a dire sì va bene, io ti supporto, ma ci metto i miei credits, quindi è una produzione che diventa una produzione di Pinco Pallo e font corpo 4, capito? Non so se questo funziona, è più facile forse andare a cercare dei fondi attraverso gli strumenti, cioè trovare uno sponsor che immagino che tu stia parlando di un progetto che non sarà particolarmente costoso o parti subito con lo seguito di Guerre Stellari. Quindi, come dire, cercare uno sponsor è una cifra piccola, forse a livello anche piccolo sul discorso del tax credit. Sì, però il tax credit è già per chi dall'anno precedente ha già finanziato, così può le tasse non ripaga dell'anno precedente. Uno nuovo che inizia come il primo progetto. No, non il tax credit tuo, il tax credit esterno. Ah, ecco. Cioè, il tax credit sai che c'è esterno e sì, interno. Sì, sì, interno e esterno. Cioè, trovare uno che ha, che ne so, non so quanto ti serve, deve pagare 20.000 euro di tasse e lo convinci che invece 10.000 le dà a te. Lui comunque le dovrebbe pagare, tu gli dai una piccola quota sui ricavi e quindi lui comunque i 10.000 li doveva spendere, li investe su di te a fronte di un possibile ricavo. Quando il tax credit esterno attiva, cioè il tax credit esterno attiva il tax credit interno, per cui tu dopo hai quello esterno fino a 49, quello interno hai il 15% di, diciamo, non paghi EMPAS, IMPS, tasse pari al 15% del budget di produzione. Quindi in realtà non so di quanto ti serve per fare il tuo progetto, ma se trovi uno che mette il 49, ti attiva il 15, quindi sei già al 65, che sputaci sopra. Però certo dipende di che budget parliamo, se parliamo di 10.000 euro, di 1.000.000 euro. Il budget, ne parlavamo ieri in macchina con Pietro, i budget, quelli grossi del tax credit ormai li danno solo le banche, li danno solo se il progetto glielo porta Verdone, perché parliamo di milioni. Però le aziende magari una cosa da qualche, fino a qualche decina di migliaia di euro, bisogna trovare un'azienda che abbia da pagare le tasse. Che... Ci vado a
sono paradossalmente su queste piccole cifre più facile trovare i liberi professionisti che hanno meno, no, cioè non hanno molti modi per, cioè il medico, l'avvocato, quindi che mettono delle parcelle, hanno dei costi che sono l'ufficio, i dipendenti, non è che hanno costi come può averli una struttura industriale di rinnovi, quindi pagano un po' di tasse, ce l'hanno da pagare. Quindi per i finanziamenti, diciamo, modesti non è una strada sbagliata da seguire, però dipende dall'entità del progetto, certo, se invece il tax credit, quello come era stato inteso dalla legge, di servire a rilanciare le produzioni audiovisive importanti, in realtà sono, chi è in grado di farlo sono solo le banche. Se pensiamo un attimo comunque alle nuove piattaforme, no? Netflix o Amazon, mettiamo anche quelli via cavo, sì. HBO, loro di regola si affidano a delle agenzie a cui dicono datemi un tot di progetti pilota, sì. Noi dopo li selezioniamo e vediamo quali potrebbero avere. Presentare un progetto tipo a queste agenzie, no? Sapendo che magari loro possono presentarle ai canali, a questi canali tematici, oppure comunque o anche gli stessi mercati, quel MIPCOM, andare a questi mercati, avere fare pitch con i vari broadcaster o grosse produzioni, non è un sistema che può comunque, no, non dico accelerare, però dare una possibilità in più per una eventuale realizzazione di un progetto, va? No, allora sì, sono tutte strade. Allora, allora Netflix, vediamo un po' le cose. Netflix quando entra in un paese, in Italia dovrebbe arrivare a settembre-ottobre dell'anno prossimo, tendenzialmente con un po' d'anticipo, quello che fa è di produrre alcune serie locali. Cioè per esempio adesso che è arrivato in Francia ha fatto l'adattamento francese di House of Cards. Non so se lo faranno in Italia, ma sarebbe meraviglioso. E tendenzialmente, diciamo, Netflix, che viaggia sulla produzione della fiction di altissimo livello, poi alla fine si affiderà ai soliti noti. E questo è Netflix. Amazon invece ha una policy, comunque, scusami, prima di chiudere Netflix, comunque Netflix riceve tranquillamente, mi rifaccio al discorso di prima, progetti da qualunque parte arrivano e se li esamina. Quindi c'è un ufficio a Londra, si può scrivere, si può mandargli, si può prendere un appuntamento. Amazon invece ha una politica diversa. Loro, premesso che loro vanno a coprire anche segmenti che Netflix non copre come l'animazione, loro dicono, vabbè, io finanzio 10 puntate pilota, poi da queste scelgo le 3 di cui produco, non so, 10 episodi, 20 episodi ciascuna. E sì, queste si può in qualche modo capire come partecipare, poi però bisogna produrre il pilota, nel senso che poi Amazon te la paga, cioè c'è sempre un problema fra finanziario e economico, no? Cioè tu, allora, mettiamo che tu mandi questa cosa, Netflix, Amazon dice, vabbè, questo è uno dei 10 che vorrei provare a fare. Fare sto pilota costa, non lo so, 300.000 euro in vento. Amazon ti firma il contratto e ti dice che dopo che tu l'avrai consegnato e papà, loro te lo pagheranno. Tu intanto devi produrlo. Non so se qualcuno di voi è mai andato a chiedere dei prestiti in banca. Ma, cioè, è vero che è un contratto di Amazon, però insomma c'è un problema puramente finanziario.
Però prima hai detto che magari Netflix è arrivato in Francia e ha realizzato il House Card francese. Ma se il progetto, diciamo, invece di essere nazionale, comunque nel contesto francese, italiano, tedesco, chi che sia, invece è più contestualizzata l'Europa, cioè il progetto è una coproduzione, diciamo, europea, va tra più nazioni. No, no, certo che conviene presentare progetti, cioè Amazon è ovvio che è intenzionato a produrre cose che può utilizzare ovunque nel mondo, quindi sì. Più sono, come dire, universali. Dire, sarebbero progetti che per loro che hanno bisogno comunque di continuo di progetti e serialità comunque di un certo tipo, sarebbero comunque più propensi a verso determinate, cioè determinati progetti come tipo può essere questa coproduzione, eventuale coproduzione europea, invece di essere contestualizzata soltanto al paese Francia o Italia o... No, no, certo, nella, diciamo che mentre sono due proprio filosofie diverse, Amazon produce delle cose che possono andare bene più o meno dappertutto, Netflix quando arriva in un paese si porta il patrimonio delle serie che ha già prodotto e produce delle serie locali in cui adesso, diciamo, è la terza volta che riadatta House of Cards, perché ovviamente è un concept nuovo, cioè fare una serie che parla del potere e se tu la fai localmente ha una grandissima forza in Italia, boh, però sì, voglio dire, mentre voglio dire quell'americano ha un possibile mercato internazionale, però andarlo a fare l'adattamento francese o italiano, comunque rimaniamo comunque sempre nel contesto locale, cioè non abbiamo più quella predisposizione internazionale, sì, di vendita internazionale. No, no, certo, però appunto con Amazon tu devi fare un progetto largo e universale, con Netflix loro hanno già, come dire, portano qui i prodotti, una logica, certo, di mercato. Puoi proporre una cosa che vada bene dappertutto, però loro una logica di mercato diversa, più interessati, cioè, all'inizio, certo, ad avere qualcosa di locale per che gli servirà per spingere il fatto che tu ti abboni a Netflix. Ah sì, per entrare in quel mercato iniziamo a fare qualcosa di locale. Poi sì, è ovvio che se gli porti il progetto che a loro piace, a prescindere dal fatto che arrivino in Italia o meno, l'aspirazione sarebbe questo, provare, sì, a creare, sì, un progetto che comunque arrivi in America, cioè non turisti in Europa, comunque in Italia, ma che invece che gli americani prendono il progetto come fanno di solito e lo riadattano proprio, cioè prendere questo progetto invece di riadattarlo, no, venderlo, cioè a loro, cioè, anche se è una cosa abbastanza difficile. No, e diciamo che qualunque operatore nuovo arriva in qualche modo aiuta, perché comunque porta risorse e crea opportunità, come dire, già sul tuo territorio. Questo al di là del discorso generale di proporre le cose al di là dell'Italia in termini più universali, più generali. Credo che poi Netflix, anche se non è la pay TV come la intendiamo noi col satellite, la parabola, e anche se come dire, in Italia avrà il limite che la nostra rete fa schifo, la sua politica di realizzare delle produzioni locali poi avrà un effetto valanga, cioè Sky dovrà in qualche modo dire no, le faccio anch'io, resta con me perché le faccio anch'io. E Mediaset Premium dirà no, no, resta con me che le faccio anch'io. E allora, capito, sono quei meccanismi che fanno bene al mercato. Cioè, sì, quello che ha ucciso l'Italia è che non c'è la concorrenza. Cioè c'è un monopolio sulla pay, un duopolio sulla free, sulla rete, per quel che fa schifo, c'è Telecom, che però è sostanzialmente incapace. Ci ho dimenticato qualcuno? No. Cioè, non c'è mai stata la concorrenza
perché è sempre stato tutto tenuto chiuso, cioè qualunque imprenditore straniero non è mai entrato in Italia perché l'Italia è un incubo, cioè la burocrazia che incontri tu per costruire meritoriamente questa cosa, cioè tu immaginati la CBS che vuole comprare la 7, cioè mettono 7 anni a capire che documenti devono portare. Poi è vero che adesso sarà, si dice che sarà diverso, però per 20 anni il nostro mercato è rimasto, come dire, chiuso nelle mura del castello, manca, dove ci sono i monopoli è ovvio che non c'è mercato, ma non c'è neanche il mercato delle idee. Cioè la domanda di prima, perché continuiamo a rifare le stesse cose? Perché ci sono le stesse persone che le decidono. Stai per lanciare. Sì, però che ci siano, allora, un programma se ha successo è sacrosanto che venga rifatto, ma se un programma non ha successo e viene rifatto è un po' grave, vuol dire che non mi manca, cioè, qualunque idea per fare una cosa nuova. E comunque questo ha portato un allontanamento, cioè nei vari dibattiti, cose sulla pirateria, no? L'Italia è il primo paese al mondo in rapporto al numero degli abitanti per pirateria. Tutti, ecco, gli italiani, insomma, gli italiani hanno ragione, perché questo è il paese dove tutto è chiuso e contingentato dentro dei sistemi che devono proteggere dei, sostanzialmente, dei gruppi di persone che sono in una situazione di privilegio. Cioè, facciamo degli esempi concreti. Un film indipendente esce in 40 sale. Se esce in 40 sale vuol dire che fa 12 province come copertura, il che vuol dire che in 9 decimi dell'Italia non si vede, giusto? In un paese normale quel film è anche su iTunes o in video on demand. Nella mia città non lo fanno, lo compro magari alto prezzo, lo pago come al cinema, no? Pago 7 euro, me lo guardo. No. Qui c'è l'associazione dei gestori delle sale che impongono un embargo di 105 giorni prima che un film, da quando è andato in sala, possa essere distribuito in video on demand. Allora, al di là di quelli che si scaricano la qualunque, però oggettivamente poi la gente dice, vabbè, sai che c'è, io l'avrei anche pagato, ma cioè, me lo scarico. Cioè, sul cinema questi 105 giorni di Black Period hanno un'incidenza devastante, perché o il film è The Avengers ed esce in 700 sale, e allora se lo scarichi sei proprio... Ma se un film non ha avuto successo, non è stata una settimana solamente al cinema, vale la stessa regola di giorni. Sì, sì, sì. Anche se è stato un giorno, anche se è stato il mercoledì pomeriggio. E questa tendenza day and date, di uscire contemporaneamente al cinema e anche in tutti gli altri canali. Questa è una tendenza che chi l'ha sperimentata si è trovato poi a fare i conti con l'associazione degli esercenti. Ne è uscito un po' in Italia. Ma sì. Ci dovrebbe essere una regola europea, diciamo, a livello, perché c'è l'Unione Europea se poi ogni nazione. Eh no, ma queste sono cose che vengono, cioè l'Unione Europea stabilisce delle regole di massima, non è che può stabilire. No, diciamo, sulle finestre non c'è una normativa, cioè ci sono delle regole, ma sono molto generali, ma in questo caso non... Comunque stavo facendo il discorso della pirateria per dire che poi la gente va a cercarsi quello che non trova. E quindi siccome nella TV tante cose non si trovano, ci si abbona Sky, si comprano i Blu-ray, DVD, c'è il video on demand, poi quando non la trovi te la scarichi. Fine del problema.
Cioè, se voi analizzate lo spettro delle reti generaliste italiane oggi, non vedo una rete che onestamente mi sentirei di dire, di consigliarvi, cioè che possa essere vicina ai vostri gusti, cioè nelle prime 10 del telecomando. Forse no, Rai 4, Rai Movie, Iris, fa qualche film decente ogni tanto. Però non c'è Channel 4, ecco, per esempio. Non c'è Arte, non c'è... Cioè, oggi una... Cioè, i documentari in quasi tutta Europa hanno una prima serata alla settimana. Cioè, in Francia su TF1 c'è una prima serata con grande documentario, quello che magari negli altri paesi esce anche al cinema. In Germania idem, su Canal Plus anche. Cioè, sulle reti italiane non c'è un documentario. E poi è ovvio che non essendoci, non c'è richiesta, non vengono prodotti. Per quello, ripeto, scavalcare le transenne... Delacciandomi un attimo a quello che diceva Ias per quanto riguarda l'approcciarsi alle case di produzioni oppure broadcaster per presentare un progetto, no? Sì. Fare un attimo un accenno sui forum tipo il MIPCOM in cui magari c'è un incontro per... discutere o presentare progetti. Allora, cioè diciamo il MIPCOM, vabbè, ripeto perché magari tutti sanno, ci sono due appuntamenti all'anno a Cannes che si chiamano MIP, e sono il MIP TV ad aprile e il MIPCOM a ottobre. E sono sostanzialmente delle fiere, cioè come la Fiera del Levante, solo che al posto di vendono programmi, quindi ci sono gli stand di tutte le case di produzione o distribuzione. Parallelamente viene fatta una serie, diciamo, questo dura 4 giorni, vengono fatti 4 giorni di incontri con personaggi che hanno a che fare col mondo dell'audiovisivo, ovviamente a livello top. Festival, ogni fiera, diciamo, ha un tema principale, per cui una giornata, non so, a ottobre era il Messico, per cui una giornata era sul Messico, due palle che non vi dico. E tanto non andremo mai a produrre in Messico. E diciamo, negli altri giorni ci sono cioè non è che c'è una sola linea di convegni, ma ci sono diversi convegni anche contemporaneamente, ci sono quelli più dedicati a internet, al mondo web, quelli più dedicati alla produzione, quelli più dedicati alla distribuzione. Credo che tra l'altro come studenti, o insomma, ci sono delle formule per cui non accedendo alla, diciamo, come operatori del mercato, ma accedendo solo alla parte convegni, sia anche relativamente economico. Questo per quello che riguarda la parte convegni, poi all'interno di queste convegni, poi ogni anno ci sono alcune reti che fanno dei pitch proprio ai produttori per spiegargli cosa cercano, come lo vogliono, eccetera. Per esempio a ottobre c'è stato quella di Viacom che ha fatto tutta la parte animazione, eccetera. E questa è una parte che potrebbe essere utile a livello conoscitivo. La parte di mercato non so quanto vada bene, perché tendenzialmente chi è lì per vendere, non è per comprare. Cioè, se tu vuoi incontrare le reti, cioè si può, probabilmente c'è il modo di organizzarlo lì, ma devi proprio suscitare un interesse tale per cui anziché esserci quelli delle vendite, viene uno degli acquisti per fare l'incontro con te. Cioè deve essere molto motivato.
perché lì tendenzialmente gli stand è gente che viene, sono le, i, diciamo, il sales, quelli che si occupano solo della parte vendita delle varie aziende. Poi è vero che lì però che non hanno lo stand ci sono quelli che comprano, quindi è un momento utile per organizzare delle riunioni, però a quel punto te lo organizzi al bar anziché pagare 1200 euro per entrare al MIPCOM. Quello può essere, per uno che non ha contatti, facciamo un esempio noi, magari all'inizio, può essere un modo utile per approcciare eventuali, fare, cioè creare contatti con broadcaster oppure... Ecco, diciamo che in genere queste cose funzionano bene se c'è un'intermediazione istituzionale. Cioè, allora, sì, quello che hai detto tu è vero. È una buona occasione per incontrare un po' di gente. Però, per esempio, ai tempi di Marrazzo, Roma aveva fatto una cosa che era, aveva in un albergo lì di fronte al Palais del Festival, aveva preso un'area, insomma, dove con i produttori di Roma faceva venire, cioè era... Roma, non mi ricordo quale entità, però diciamo era il comune di Roma che faceva venire i vari Discovery, Vaia come compagnia bella lì per incontrare produttori, service, tutto quello che riguardava il mondo della produzione di Roma. Ecco, allora così sarebbe molto bello e anche un po' più facile perché... avendo una, come dire, in qualche modo un'istituzione che ti sorregge, diventa anche più appealing per chi deve venire, perché che sia Cannes o non sia Cannes, se tu scrivi a, non so, il buyer di Discovery, e non è che perché gli hai scritto e lei a Cannes ti vede, perché avrà altre 2000 robe da fare, quindi... non è detto che l'equazione, cioè bisognerebbe fare tutta una verifica prima di mail, loro chiederanno, quindi diciamo per aprile bisognerebbe partire il 7 gennaio, mandare i progetti, vedere se a loro interessano, chiedergli l'appuntamento, eccetera, 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 loro poi magari ti propongono anche delle alternative, cioè voglio dire, può succedere, Discovery una volta all'anno fa un pitch in Italia, in genere lo fa saltellando fra Padova, Firenze, Torino, forse una volta l'ha fatto a Roma, invita la Taranto, non lo so, magari ci vengono, non lo so. Una volta lo fanno con i produttori del sud, cioè mica... Infatti io sono sempre portatore di brutte notizie, però siccome ci sbatto la faccia anch'io tutti i giorni, cioè non voglio neanche creare le, come dire, illusioni che sia, come dire, una passeggiata, cioè una di quelle cose in cui uno ci deve credere in maniera quasi mistica. E dice, io voglio fare l'autore, voglio fare lo sceneggiatore e adesso cascasse il mondo lo faccio. Ma cioè, ci vuole una forte volontà e grande creatività per uscire un po' dal pantano in cui come industria in generale ci troviamo. E quindi vorrei dirvi che è fantastico e facile, ma non lo è, cioè dovete essere fortemente convinti. E poi diciamo, nell'essere convinti, per l'ennesima volta vi dico non limitatevi a... cioè se, come tu dicevi, no? Cioè, c'è una situazione al sud in cui se io voglio, come dire, toccare con mano e provare a fare le cose, mi tocca andare a Roma. E allora, anziché andare a Roma, vai a Londra. Cioè,
cioè te frega di andare a Roma, che a Londra magari dove l'industria è in crescita verticale, come dire, ti vengono mille idee in più, cioè scusa se sono un po' aggressivo, no, ma... Cioè, tanto a Roma stanno alla canna del gas esattamente come qua, no? Perché il cinema va male, gli incassi vanno male, la fiction, i budget delle reti sono diminuiti perché è crollata la pubblicità, quindi sono anche lì tutti piangono miseria. Quindi fra essere sottopagato a Roma è meglio essere un po' meno sottopagato a Londra o a Los Angeles, credo, io personalmente. Per diciamo che andare a attraversare il Giordano e fare un periodo, almeno temporaneamente, cioè farsi 6 mesi in una realtà produttiva come Londra, proprio partendo dal basso, cioè fare il macchinista e spostare i carrelli con le luci, però dire, quando ne torni ne sei già più di metà di quelli che lavorano in Italia. Tanto, volendo come si fa? Volendo si scrive, si prende, si va su internet, si va su Yellow Page di London Area, si prendono tutte le case di produzione audiovisivo, si manda il curriculum in inglese, tanto con la mail è gratis. E non sei il primo italiano che lo fa, cioè in questo momento a Londra ci sono 300.000 italiani, cioè tanto per... Volevano contingentarci come... Allora, io posso mandare alla segreteria del corso un progetto qualunque, il primo che trovo, per darvi un'idea di com'è un progetto fatto bene. Ah, fatto bene, non fatto... No, progetto fatto male all'italiano non ce l'ha proprio. Ma non è un, cioè, 2/3 dei progetti hanno un costo, non hanno un piano. Allora, diciamo che il piano finanziario è una cosa che deve... sostanzialmente prevedere qual è la necessità reale finanziaria nello svolgimento dei tempi del progetto. Cioè, se questo progetto fra lo sviluppo e la consegna del master definitivo passano 12 mesi, io in questi 12 mesi ho bisogno di 100, come mi servono quei 100? Me ne servono 5 il primo mese per questo motivo, cioè quindi avrò diciamo il tempo, le voci che compongono il budget e dove mi servono i soldi, per quali voci e i totali. Per cui mi viene fuori, non so, il primo mese sì costa 100, ma il primo mese me ne servono 5. Poi lì devo fare c'è un momento in cui devo produrre le truppe in giro, me ne servono 20, poi mese dopo mi serve 0, perché devo solo riversare e fare il tag di tutto quello che ho girato. Cioè, in modo che se tu stai chiedendo alla rete di supportarti e di darti i soldi, la rete dice, va bene, allora sì, io ti faccio il preacquisto, però non è che ti do 100 subito, tanto a te, qui te ne servono 20, te ne do 20, poi fra 3 mesi... te ne do altri 20, cioè, diventa, perché sennò la rete si trova davanti a questo muro che è il costo totale da affrontare subito, che la RAI per esempio fa così, cioè costo totale è quello, te lo pago tutto subito,
sulla, diciamo, vabbè, poi gli dipende, diciamo, la RAI ha varie variabili. Quindi non è particolarmente complesso. Dopodiché a questo ci deve stare, è parallela a una timeline che dice, allora, se tu mi firmi il contratto il 15 dicembre, io vado in preproduzione dal 10 al 25 gennaio, qui faccio questo, qui faccio quest'altro, e quindi la timeline è poggiata sul budget finanziario, tutto in qualche modo è coerente, e questo è, diciamo, l'aspetto budget. Poi c'è l'aspetto invece, diciamo, importante, che è quello, facendo un'analisi dell'opera che ti sto proponendo e di quelli che sono i tuoi clienti, cioè ti inventi quello che vuoi, e dici allora, c'è la possibilità di generare minori costi attraverso un product placement o una sponsorizzazione, perché nella voce spese di trasferta o spese di produzione mi serve la macchina per fare il famoso giro della cucina pugliese, se la macchina me la dà uno sponsor, il costo dell'affitto della macchina, che era, che ne so, 4.000 euro, lo cancelliamo. Poi ci serve, che ne so, la sartoria, se però facciamo l'accordo con un brand di abiti, cioè quindi gli segnali dove... Questo come viene chiamato? Questo è un piano... Come, scusa? Questo come viene chiamato tecnicamente? Piano... No, queste sono opportunità di sponsorizzazione, minori costi, brand placement... Perché abbiamo visto che nel piano finanziario mettiamo anche il product placement... No, non lo metti, nel senso che lo togli, cioè perché lo sponsor può dirti, cioè lo sponsor, scusami, la rete può dirti no, oppure questa roba me la voglio, cioè c'è un discorso su come viene gestito poi questo aspetto, cioè chi ha il rapporto, se la Fiat vuol mettere la macchina, chi ha il rapporto con la Fiat, tu produttore o la rete? Cioè quindi tu sostanzialmente dici, costa così, queste sono le opportunità per spendere meno. Poi ci sediamo e ne parliamo. Invece il piano economico, diciamo, il piano finanziario e il piano economico. Cioè il piano economico si usa nelle coproduzioni, principalmente nelle coproduzioni, ed è a fronte di quanto spendo, quanto rientro, quando e come rientro dei soldi. Allora se tu dici, io vado da lui e gli dico, senti, voglio produrre questa roba, vuoi diventare coproduttore al 50%? Lui, sì, va bene, ok. Allora, lui dice, va bene, fatto salvo che bisogna mettere X e che io, avendo una televisione, mi terrò nella mia quota di coproduzione i diritti per il mio territorio, quindi lui si terrà l'Italia per 20 anni, 15 anni, non lo so, ci metteremo d'accordo. E che quindi del suo 50% l'Italia vale il 20%, mettiamo, lui sul rimanente ha ancora il 30%. Quindi lui vuole dire, di questo 30% che ho messo, cosa succede? Cioè quando li riprendiamo? Allora dici, guarda, io penso di presentarlo al MIPCON di ottobre, di chiudere le prime vendite a gennaio, probabilmente lo vendiamo in questi paesi e quindi il prezzo medio di questi paesi è questo, e quindi... presumibilmente questi sono, cioè mentre il piano finanziario ti dico come e quanto spendi, questo ti dice se, come e quando recuperi i soldi e ci guadagno. Questo però si usa nel caso della, diciamo, di una coproduzione o di un cointeresse, perché sennò è ovvio che a lui che interesse ha a farlo... Cioè gli stai raccontando, fra virgolette, un po' anche i fatti tuoi. No, quindi deve essere uno che è coinvolto con te nella produzione. Ciao, arrivederci.
Prima ho parlato tipo che Sky Art a seconda del minutaggio dà un prezzo, oppure qualsiasi comunque canale ha i suoi prezzi, o paesi, Italia, Francia. Questi prezzi sono, cioè, sono da listino, oppure vengono adattati a seconda del prodotto? No, il prezzo, cioè diciamo, i prezzi d'acquisto che vi ho detto sono dei prezzi medi che poi loro cercano di applicare il più possibile. Poi è ovvio che più tu gli porti una cosa che a loro è utile o particolarmente di valore, c'è sempre la possibilità di variare, no? Ma cioè, diciamo che c'è, la rete quando fa un budget c'ha un prezzo medio, cioè dice vabbè, io i documentari quest'anno li comprerò a 5.000 euro a mezz'ora. Poi magari a lui lo compra 4, a lei lo compra 6. Cioè, è importante perché, che faccia 5 alla fine. Se io devo realizzare il piano economico, il piano finanziario, comunque devo realizzare una coproduzione, mi devo approcciare a una produzione dicendo guarda, andrò a vendere a questo prodotto, a questa TV, a questo paese che mi acquista l'opera a tot. Sapere, cioè, come mi rendo conto di... Allora, anche qui c'è una... Ti mando, poi ci pensi tu a sì. distribuirlo. C'è, ogni anno esce una cosa che esce sempre prima del MIPCOM di ottobre, che è nell'anno precedente quali sono stati i prezzi medi d'acquisto nei paesi europei per tipologia di diritto, quindi free pay, documentari, factual, film, eccetera, no? E quindi ti fai un'idea di massima. E vedrai che i prezzi di acquisizione negli altri paesi sono, diciamo, più bassi dell'Italia, c'è Spagna, Portogallo, Grecia, Moldavia. Beh, perché sono meno abitanti, siccome il prezzo è anche un po' in funzione del numero di abitanti, no? È in funzione dell'economia. Cioè, credo che per esempio la Polonia, ormai, che invece ha un'economia che va un po' meglio di quella come è andata la Spagna, stia raggiungendo la Spagna come valore di mercato, no? Cioè, l'Est è una realtà che sta crescendo e venendo fuori, però oggi quelli che pagano ancora delle cifre molto importanti sono Inghilterra, Francia e Germania. Vabbè, poi gli Stati Uniti, ma... Diciamo che la proporzione potrebbe essere se qui costa 10, in Francia 20, Francia e Germania 20, Inghilterra 25. Il prodotto finito oppure si chiede, si porta il progetto e poi se viene approvato si realizza? Beh, meglio la seconda strada. Sì, no, sicuramente, no, volevo sapere. No, perché se uno dice, come diceva prima il ragazzo, io ho già preparato il mio cortometraggio e adesso lo vorrei presentare, vendere. Era meglio forse vedere in giro se qualcuno era interessato e poi realizzarlo. Però sembra, cioè, sui corti te l'ho detto. No, i corti vabbè, sì, certo. Cioè, servono, è un po' come se tu ti stessi facendo la tesi di laurea, mettiamola così, no? La cosa con cui ti presenterai e dirai questo è il mio biglietto da visita. È un investimento su se quindi, stesso. Quindi, secondo me è una cosa che tu, cioè, forse se partecipando a dei festival, quando avrà un po', come dire, avrà svolto la sua funzione di, come dire, di essere la tua presentazione delle tue idee, del tuo modo di usare la grammatica cinematografica, tutto quello che vuoi, e avrà fatto qualche festival e magari ti auguro avrà vinto qualche premio, allora andrai da Sky e gli dirai senti, tu per la notte dei corti che fai una volta all'anno vuoi comprare il mio corto? Allora diranno sì, ti offriranno 1.000 euro, non credo, Cioè, non è che te ne offro, cioè... Invece un documentario d'arte, diciamo, è meglio
presentare. No, poi corto dipende, corto quanto, cioè, quanto corto è un concetto molto relativo, magari. Relativo, no, documentario d'arte, te l'ho detto, Sky Arte può pagare 4-5 mila. No, non che uno lo realizza prima e poi io lo vorrei vendere, sempre presentare il progetto, anche se dura mezz'ora, diciamo, e vedere un po' se da parte loro c'è interesse per quel progetto, per quella tematica che si vuole realizzare. Sì, ti consiglio, se presenti un progetto e sei al tuo primo progetto e non hai nient'altro da fargli vedere, di girare almeno, come dire, un trailer, fare un minuto da fargli vedere, di dire: guarda, io voglio realizzare una cosa di 24 minuti che è così, cioè ti ho portato un trailer da vedere. Ma 24... Perché sennò dicono: scusa, tu cosa hai fatto prima? Niente. Cioè, vogliono vedere che sei... Cioè... Non ho capito, 24 minuti, perché poi con la pubblicità si arriva a 30 minuti. No, diciamo 24 minuti è la mezz'ora televisiva classica, perché se tu lo vendi poi alle reti commerciali ci sono 3 minuti, cioè ci sono 12 minuti ogni ora, quindi 4 blocchi da 3 minuti ogni 12, e quindi 12-12, sì, 24, sì, sì. E 24-48, che... Le serie duravano 48, adesso durano 44, perché tengono conto anche dei 30 secondi del promo di rete, e difatti le serie non durano più, quelle da mezz'ora, non più 24, ma 23, 22 e mezzo, 23, 23 e mezzo. Scusi, è una domanda un attimino più a monte, per, non sì. so se, perché mi sta un po' sfuggendo. Comunque, quando parliamo di noi, parliamo sempre di produttori. O noi anche come autori, che magari abbiamo idea che ci potrebbe essere una casa di produzione, però non abbiamo, cioè quando si parla di noi che presentiamo, siamo noi produttori che stiamo presentando. Beh, allora, una cosa di cui parlavamo prima fumando, come broadcaster è ovvio che per me è più comodo se arriva un'entità che dice: guarda, io ho questo progetto, costa X, ti interessa, ne discutiamo. Perché se arriva uno che dice: guarda, io ho scritto una sceneggiatura bellissima, io non sono una casa di produzione cinematografica, sono un broadcaster, ti dico: figo, quando hai un produttore torna, perché cioè, per il broadcaster è una complicazione enorme pensare di dire: adesso ho trovato questa persona che mi ha portato un soggetto, devo trovare la casa di produzione, devo sperare che si mettano d'accordo e non si accapiglino. Cioè, il broadcaster dice: ma chi me lo fa fare? Quindi, rispetto diciamo, alla professione dell'autore, il terminale non può essere il broadcaster. Cioè, deve sostanzialmente transitare da una casa di produzione. Okay. A meno che non... Poi ci sono degli esempi di cosiddetti filmmaker che fanno gli autori, girano, montano, si fanno la regia, la sonorizzazione, vanno a vendere, fanno pure la grafica della brochure. All'inizio è... Però se tu vai da una rete proprio con, diciamo, con la parte autorale, con un soggetto, con una sceneggiatura, è veramente molto difficile che ti diano retta. Cioè, gli stai sostanzialmente generando un lavoro in più che non è neanche proprio il loro. Quindi... Sì, ma perché comunque loro... Sì, diciamo che la RAI ha ancora un poco di produzione interna, però lascia perdere. No, è meglio andare da una casa di produzione e dire... Cioè, il lavoro dell'autore è un lavoro completamente differente rispetto a quello del produttore. E tra l'altro è un lavoro che
è anche più comodo perché, diciamo, no, beh, perché cioè una buona sceneggiatura è ancora meno influente da dove arrivi. Cioè una buona sceneggiatura la può produrre una casa di produzione cilena piuttosto che thailandese, piuttosto che, cioè una buona sceneggiatura. Cioè ancora più universale come materiale, cioè come un seme, lo posso piantare qui, là, da un'altra parte, quindi. Però ecco, diciamo, i broadcaster non fanno i giardinieri, quindi. Abbiamo parlato fino adesso di i broadcaster italiani e diciamo europei in generale, tipo Sky, Rai, Mediaset, network come Zodiac, dove si pongono? Cioè, network tipo Zodiac, come, cioè, loro cosa sono in realtà? Beh, loro, allora, ci sono delle società che fanno, oltre a produrre, cioè che in alcuni casi anche producono, ma molti sono aggregatori di produttori indipendenti. Ci sono, vabbè, Inghilterra, Germania, Francia. E, allora, sì, cioè, diciamo, è un po' complicato il rapporto con loro perché tendenzialmente sono molto disponibili a distribuire, cioè come posso farti un esempio, allora, tu produci una cosa per Sky, poi siccome andare a proporla e venderla all'estero è un lavoro che porta via un sacco di tempo, email, scrivi, fai le copie, i flyer, le brochure, tu vai da Zodi e dici, senti, ti interessa distribuirmi in tutto il mondo sta roba? Sì, va bene, mi tengo il 35%, più o meno. Tu la dai a loro, loro ti mandano un report trimestrale, semestrale, che dicono, ma guarda, l'ho venduta alla Svezia, mi ha dato 1000, meno 35%, a te ne vengono 650, loro pagheranno così e quindi ti arriveranno i soldi. Però che loro, cose non interne loro, che loro vogliono, come dire, coprodurre così, è molto più difficile, devono essere cose di un certo peso. Però comunque loro producono. Sì, loro producono. Quindi, sì, cioè. Però producono, no, nel senso che se tu vai a portare la tua idea come produttore, loro ti possono dire, cioè nel senso non la comprano da te, al limite comprano l'idea da te, ma la producono come Zodiac. Se tu invece la produci, cioè diciamo che ogni cosa va vista, perché di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una miniserie con. Cioè in realtà loro sono un ibrido, cioè non sono un broadcaster, no. Ma non sono neanche una casa di produzione. No, loro esattamente sono un ibrido, però diciamo che loro nascono come altre strutture, per esempio quella inglese più grossa si chiama All Three Media, e raccolgono, come dire, produzioni di buon valore, si occupano però di case di produzione medio piccole che hanno oggettivamente un problema, cioè vanno a mettere in piedi un ufficio per curare la distribuzione, si occupano di distribuirle in tutto il mondo. La loro capacità di entrare in produzione e coproduzione dipende, o di acquisire un soggetto, dipende ovviamente da di cosa stiamo parlando, perché la domanda, stiamo parlando dei Borgia o stiamo parlando di un documentario da mezz'ora? Forse facciamo, Borgia, cioè, sì, facciamo sì. Un esempio di una serie, no? Una serie, come accennavo prima, una coproduzione europea su una serie TV. Facciamo il True Detective italiano, non italiano, europeo, no? Giusto per. Io produzione, iniziamo ancora a monte. Sì, io autore, vado in una casa di produzione, realizzo questo progetto e poi
sviluppo il progetto e poi incominci a trovare i coproduttori. Zodiac come si pone? Come Zodiac si potrebbe, forse su una serie potrebbe essere interessata a entrare in coproduzione. Cioè, se è un progetto grosso dove girano, possono girare molti soldi, potrebbe entrare in coproduzione. Però si entra nel momento in cui è già, cioè non è, sì, ma quando è già un po' consolidato. Cioè se tu vai e dici guarda, sto cercando un coproduttore extra per una serie che faccio per Netflix piuttosto che per Rai 1, sì, ma non è che tu vai e dici guarda, c'ho questa bellissima idea, entri in coproduzione e poi troviamo da venderla, ti dice no, cioè quando l'hai fatta portamela, te la vendo. Cioè, però è sempre l'importanza del progetto che ha un peso e la credibilità, perché cioè, diciamo, se oggi uno di voi, ma anch'io mi metto con voi, cioè andassi a dire guarda, non ho mai prodotto un tubo nella mia vita, però ti propongo una miniserie su Annibale contro l'Impero Romano in 10 puntate con un budget di 25 milioni di euro, quelli mi guardano come se fossi un pazzo furioso e mi fanno accompagnare fuori. Quindi dipende sempre, cioè tutto va un po'... Cioè, allora a quel punto se tu vuoi fare Annibale contro Cartagine vai da Cattleya, vai a Tao 2, vai, ma forse vai anche da un produttore estero tipo Canal Plus, gli dici c'ho quest'idea, interessa Canal Plus, e poi a quel punto è Canal Plus che si occupa di distribuirla, non è più un problema tuo. Soprattutto se tu sei l'autore. Cioè l'autore nel momento in cui come dire, entra nel meccanismo della produzione di una casa di produzione, tendenzialmente non si occupa più di quello che succede al di là della produzione, cioè la distribuzione non è più... Però se un autore e regista sì. Sì, però l'autore e regista lo fai fino a un certo punto. Cioè, sì, poi, tolto Stanley Kubrick e alcuni altri, diciamo che l'autore regista si fa fino a un certo punto. Poi le due cose si dividono, ma necessariamente, a meno che, vabbè, uno dice, faccio una serie di documentari che sono la mia passione, su cui sono preparatissimo, e faccio io la regia, sì, cioè, c'è sempre da valutare singolarmente ogni cosa, però dico in termini generali l'autore non è il regista. In Italia per i film quasi tutti i registi italiani sono di solito gli autori dei soggetti o delle sceneggiature in parte. Bene, però al di là dei titoli, cioè diciamo che in Italia non c'è una precisa divisione fra il soggetto, la sceneggiatura e i dialoghi, che sono tre lavori diversi, che è c'ho l'idea di fare un bellissimo film su uno che di notte cammina per Roma e vede questa Roma bellissima che potrebbe piacere agli americani. Diciamo, perché siamo buoni, che questo è un soggetto. Mm. Poi questa cosa diventa scena 1, interno, notte, sì. Lui si muove di qua, incontra lei e si dicono sta roba. Poi va il dialoghista, cioè adesso una produzione di un certo peso, va al dialoghista dove traccia i profili dei, cioè guarda quali sono i profili dei personaggi, quindi lei è, che ne so, veneta, ha 45 anni ed è una professoressa universitaria, quindi non dirà a undo stai, perché è veneta, è professoressa universitaria, e quindi dirà ciao caro, e quindi fa, sistema tutti i dialoghi, e questi sono i tre passaggi. Che il regista se faccia pure questo, io personalmente qualche dubbio ce l'ho. Però il loro nome lo mettono su soggetto, certo, sceneggiatura, certo. In parte con altre persone, però il loro nome c'è sempre. Niente. Mm.
c'è altro che vediamo, cioè. Grazie a voi, grazie.